Questo è un video un po' difficile, ma lo devo a una mia amica che mi contesta. Lo dedico espressamente a Gina Re, la quale da tempo, nei primi tempi, mi scriveva: quando io ti ascolto mi fai incazzare. Però, al di là delle valutazioni di tipo teorico, tra lei e me c'è stata simpatia, affetto, anche scambio di doni. Ma sono lieto, veramente lieto, che finalmente è venuto al pettine il rospo, la profonda divergenza che esiste su questioni veramente di fondo. La prima riguarda la fede. La mia è il cattolicesimo, la sua è la fede ortodossa. Ebbene, gli ortodossi che si piccano della ortodossia, ossia del rispetto scrupoloso del testo sacro, tralasciato dagli evangelisti, sono i più incoerenti che esistano, perché se nel rispetto della ortodossia devono tenere conto di quello che ha detto Gesù, Gesù in primo luogo ha voluto una Chiesa unica, universale. Nella preghiera finale a Dio ha detto: Padre, fa che siano una cosa sola come io e te lo siamo. E proprio per non creare dualismi, divergenze, ha scelto non gli apostoli, ma uno solo degli apostoli, in modo che tutta la Chiesa fosse accentrata in una persona che, ovviamente, essendo una persona, non si può dividere in due persone. E una Chiesa retta da una sola persona non corre il rischio di dividersi a un certo punto tra cristiani e ortodossi. Allora, gli ortodossi, che per rispetto di quello che ha detto Gesù, prendono e, approfittando del fatto che sono collocati non a Roma, ma nell'altra capitale in cui il Regno Romano si era diviso, l'Impero di Oriente, per pure questioni di potere legate alla divisione dei due regni, anche la Chiesa ortodossa, con la scusa della ortodossia, ha creato un centro di potere religioso nell'Impero Romano di Oriente, disgiunto da quello di Roma. Ed ecco l'ortodossia, ortodossia del put, perché la più incoerente bestialità che potessero fare proprio nel nome dell'ortodossia l'hanno fatta. Chiarito questo punto, su cui non ci piove, assolutamente non ci piove, perché se gli ortodossi sono ortodossi a pensiero di Gesù, Gesù voleva una Chiesa sola. Rimani nella Chiesa sola, lotti nella Chiesa sola, cerchi di portare avanti le questioni nella Chiesa sola, come cerco di fare io nella mia Chiesa, che è l'unica che io riconosco, perché fa capo ancora a Pietro. Proprio nel segno di quel "e tutto quello che legherai e scioglierai in terra sarà legato e sciolto in cielo". Punto. La seconda questione della umiltà.
di Satana, di Dio. Io la prendo proprio a cominciare dalla Bibbia e dal paradiso terrestre. Adamo e Dio erano una cosa sola, camminavano insieme nel giardino dell'Eden. A un certo punto arriva Satana e dice all'uomo: ma non ti accorgi tu che Dio fa tutto quello che vuole, mentre invece tu sei un'altra cosa da lui? Lui ti usa, ti ha detto che non devi mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male, perché se lo mangi diventi come lui. Il maligno, agendo proprio sulla ingenuità dell'uomo, proprio mentre l'uomo è una cosa sola con Dio e Adamo cammina con Dio, che fa il maligno? Gli fa intendere che non è Dio, che è strumentalizzato da Dio, che Dio gli vuole togliere la libertà. Se vuole essere come Dio, perché non lo è, mentre invece lo era, mangialo quel frutto della conoscenza del bene e del male. Ecco che alla base del credere umano che l'uomo non sia Dio, c'è Satana che gli ha inculcato l'idea che non è Dio, poveretto. Dio è una cosa grande, lui è un piccolino che è strumentalizzato da Dio, che è violentato da Dio, e se vuole essere come Dio deve disobbedirgli. Ecco che cosa combina Satana. Satana è la perversione di Dio. Non esiste Satana, esiste l'assoluto. L'assoluto è quell'insieme in cui tutto esiste, tutto, senza limiti alcuno. Nell'assoluto anche Dio è un limite. Perché? Perché sarebbe limitato da se stesso. Ecco che la liberazione di Dio è, sempre rimanendo un unico Dio, un modo diverso di intendere Dio, nel verso opposto. Dio è come una sola linea che però può essere percorsa in due versi, andando in su o andando in giù. Se quella linea la percorri in un verso, è il verso di Dio. Se la percorri nel verso opposto, è il verso di Satana. È chiaramente un verso fattivo o disfattivo, come volete voi. Se è fatto nel bene, andando in avanti, è chiaro che la stessa dinamica vista a rovescio mostra quel bene fatto come un bene disfatto, come un'azione proprio per disfare un bene. Quindi, chiarito che in fondo Satana non esiste, perché è la pura e semplice travisazione di Dio, chiarito questo, passiamo alla questione proprio di Satana. Satana è quel maligno che ti fa intendere le cose che sono dritte nel modo storto. Vediamolo. Perché Adamo, camminando con Dio nel paradiso terrestre, è una cosa sola con Dio. È l'espressione sana che libera Dio dalla sua stessa potenza, perché Dio, se fosse solo potente, avrebbe il limite di quella potenza. Essendo limitato nella potenza,
Dio non potrebbe essere impotente. Dio, essendo tutto, non potrebbe essere niente. Il valore dell'assoluto implica, come un potere, il poter essere di tutto, non solo il condizionamento al poter essere solo potente. Ecco che Adamo, impotente perché retto da Dio nella sua potenza, forma quel complesso uomo-Dio che è uno e assoluto proprio nella relazione uomo-Dio, perché mettendo insieme Dio come potente e il Dio in croce in un uomo impotente, ecco che le due cose, potenza e impotenza, vittoria sulla croce e croce, moltiplicate tra di loro, come tutti i valori uguali e contrari che si moltiplicano tra di loro, determinano l'unità, ed è l'unità di Dio. L'unità di Dio non può essere consistente solo nel Dio dei cieli, potente, perché non sarebbe onnipotente, ossia tanto potente da essere potente anche quanto si colloca in un uomo, in croce in un uomo che sembra impotente, eppure è potente. L'onnipotenza significa la potenza sia quando sei potente sia quando sei impotente. Ma Dio, per essere impotente, deve assumere la croce del limite dell'impotenza, altrimenti Dio non sarebbe uno, sarebbe sbilanciato nel valore alto, mentre invece il valore alto combinato con il valore simmetrico basso, moltiplicando gli inversi tra di loro, determiniamo l'unità di Dio. Quindi l'unità di Dio è complessa, ma attraverso l'uomo è complessa in senso positivo. Se invece Dio, per raggiungere l'unità, si deve combinare con Satana, ecco che non si combina con un se stesso in croce, ma si combina proprio con una travisazione di se stesso, il che è proprio una cosa insulsa a ogni forma di intelligenza. Ora, vediamo per quale motivo ha torto Satana quando mette e inculca nel pensiero di Adamo che non è Dio. L'essere è uno solo. Non c'è una quantità enorme di essere. L'essere è un essere fondamentale e divino. Insomma, è un essere totale. Non ci può essere che sia fuori da questo essere. Chi dice "io non sono Dio" dice "io non sono tutto l'essere". Ma cosa dice allora? Io sono una parte dell'essere, quindi io sono un essere piccolo all'interno di quell'essere. Dice "io sono un Dio", ossia tutto l'essere, che è nella croce di un essere piccolo, piccolo, piccolo. Ma l'essenza è la stessa, perché non ci sono due fondamenti dell'essenza. L'essenza, nel suo modo di essere essenza, è come quella del legno, è l'essenza unica e comune di tutti gli alberi. Se noi
avessimo un'altra essenza, come per esempio il ferro, ecco, il ferro non è l'essenza del legno. L'essenza del legno, pur essendo infiniti gli alberi la cui essenza è il legno, unica e sola, ecco che ogni albero è legno. Non puoi dire che l'albero, essendo solo una parte dell'essenza del legno, non è legno. L'albero è legno nel limite di quel solo albero. Allo stesso modo l'essenza di Dio è una, perché è tutta l'essenza, tutta, e l'uomo è solo una parte di quell'essenza, ossia è l'essenza totale che si è ridotta a servitrice di questo burattino che deve essere tenuto in piedi e che, una volta che è tenuto in piedi, con tutta l'arroganza si rivolge a chi lo tiene in piedi e dice: io non sono te. Come se un albero dicesse al legno: io non sono legno, io sono un albero. Questa è l'arroganza umana che si camuffa per modestia. È l'arroganza maggiore, è quella che sul Calvario fu manifestata chiaramente quando ai fianchi di Gesù Cristo, l'unico vivo che diceva il vero, io e il Padre siamo una cosa sola, la provvidenza di Dio ha collocato due grandi ladroni. Ladroni di che cosa? In essenza. Proprio del fatto che erano lì, non per quello che diceva Gesù, io e Dio siamo una cosa sola, ma perché nell'arco della loro vita avevano creduto di essere se stessi e di navigare come riuscivano, rubando per se stessi. Certamente non pensavano di essere una cosa sola con il Padre, e nel preciso momento in cui pensavano di essere se stessi, erano grandi ladroni nei confronti dell'essenza divina, perché essi pure erano essenza divina. Volete una spiegazione data da Gesù? Egli la dà nel giudizio finale. Racconta, alla fine, quando ci sarà il giudizio, il Signore creerà due gruppi, uno le capre, un altro le pecore. La differenza sostanziale tra questi due generi animali è che le pecore sono mansuete, le capre sono piuttosto irrequiete, bizzarre. Ebbene, si rivolge al gruppo delle pecore e gli dice: avevo fame e mi avete dato da mangiare. A quante pecore si rivolge? Forse a una pecora sola? Come mi ha detto Ginare. Avevo fame? Era uno solo che lo diceva, era Dio, no? Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. Ero ammalato e mi avete curato. Ero in carcere, ossia un delinquente, punito, e siete venuti a trovarmi. Al che, sorpresi, gli dicono: ma quando mai, Signore, abbiamo dato da mangiare a te, da bere a te, abbiamo curato te, siamo venuti a trovare in carcere te, proprio te, uno solo? Tutte le volte che lo avete fatto a 1, 2, 3, 4, 5, a tutti, a ognuno,
Ginare, a ognuno lo avete fatto a me. Allora, che cosa significa? Che fare o non fare qualcosa a uno significa farla a Dio. E perché? Perché quell'uno è Dio. Non è scritto come se l'aveste fatto a me. L'avete fatto a me. Ma voi siete abituati sempre a leggere il Vangelo tra le righe, secondo l'interpretazione satanica che io e Dio siamo una cosa sola, e allora di fronte a questa prevenzione satanica che l'uomo non è una parte di Dio, ma è addirittura oltre Dio, perché se Dio è tutto l'essere, io che dico non sono Dio, mi collocherei addirittura al di là di Dio, oltre Dio. Ma chi credi di essere, povero imbecille, che credendo di essere modesto, dici di essere addirittura oltre Dio, superiore a tutto l'essere, un essere così grande che sei ancora più grande di tutto l'essere, perché sei oltre Dio, altro da Dio. Invece la modestia sta nel riconoscere la piccolezza del proprio io, non la differenza di essenza, ma la piccolezza, il limite singolo che Dio Padre assume in ogni singolo figlio di una moltitudine di figli, però con una chiarezza: Padre e Figlio sono nella stessa sostanza, ossia il legno, che è il padre di tutti gli alberi, è nella stessa sostanza che esiste in ogni figlio del legno, in ogni singolo albero. Allo stesso modo che quando si va a fare la comunione, Gesù Cristo è uno solo, ma abbiamo quanti milioni di ostie consacrate che vengono distribuite nella comunione, e ciascuna di quelle esprime in sé interamente l'unità di Cristo. Allora, se Cristo è una cosa sola, non può essere tutto in ogni ostia. Lo è a livello essenziale, perché non conta la quantità, conta la qualità. Ora, cara Ginare, tu sei un architetto, sei giovane come architetto, hai cercato di farti la tua strada, ma hai a che fare, quando parli con me, con un architetto che quando aveva 30 anni e si è laureato a 30 anni, in 5 anni ha trionfato, ha raggiunto tutti i possibili successi. Io li dominavo, ero a capo del servizio tecnico del CIMEP, ero consigliere dell'Ordine degli Architetti di Milano, Pavia e Sondrio, e sono stato sul punto di esserne il presidente. Ero un uomo di potere, che se fossi uno che ama il potere, ama averlo, sarei rimasto lì, perché lì gestivo questioni importanti con la GESCAL, con i comuni. Quando entravo nei comuni poco mancava che mi stendessero i tappeti rossi, perché il mio ente dava i quattrini poi ai comuni che erano consorziati. Tutti i finanziamenti arrivavano al consorzio e il consorzio li divideva, li dava, e chi entrava nel merito di darli o meno era il sottoscritto. Ebbene, con questo potere che io avevo, tanto da essere elencato nella guida monaci delle persone importanti in Italia, io
ho fatto la scelta di abbandonare tutto questo. Perché l'ho fatta? Perché mi è entrato nel cuore a un certo punto l'idea che la mia vita valeva se mi spogliavo di tutto quello apparato di grandezza personale e mi mettevo umile all'ultimo posto a servire. E ho servito con tanta abilità senza farmi vedere, come uno proprio che si mette dietro tutti e spinge, non come uno che si mette davanti, si vuole mettere in mostra, come mi metto in mostra adesso. Adesso le cose sono cambiate, ma di adesso parleremo dopo. Adesso ti sto raccontando la mia vita. Io mi sono messo dietro a spingere. La gente non ama essere spinta alle spalle e quando si sente troppo spinta anche si incazza, si gira e si dice: oh, perché spingi? I 50 che io ho aiutato a venir su, in che modo? Vediamolo in che modo. Se è il modo di uno che fa i suoi interessi o no, l'interesse esclusivo di chi viene lì e ti dice: Romano, mi dai il lavoro? È un ragazzo, è un giovane, deve avviarsi al lavoro, non ha ancora né arte né parte. Io gli potrei dire serenamente, tranquillamente: amico, non ti posso assumere, vedi, ho già più di 3 dipendenti, io dovrei rivolgermi all'ufficio di collocamento se avessi bisogno, ma non ho bisogno, e dire all'ufficio di collocamento: mandatemi uno. Tu dovresti iscriverti all'ufficio di collocamento, ma neanche in quel caso io ti posso scegliere, perché quando io chiedo all'ufficio di collocamento è l'ufficio di collocamento che mi manda uno e non sei tu. Però vedi, un sistema c'è. Io posso assumere non persone al primo livello, ma degli specialisti, perché la legge non impedisce alle aziende di scegliersi proprio uno specialista di sua scelta. Non è a livello iniziale della carriera, è un po' più su. Lo stipendio non è quello a livello iniziale della carriera, e non sto parlando neanche di apprendistato, non è quello nemmeno a livello iniziale, è più su. Io ti posso assumere, ma a livello più su. Ebbene, io ti assumo a livello più su. Tu penseresti che a quel punto io ti dico: però ti pago come a livello più giù, e io invece gli dico: no, ti assumo a livello più su e ti pago come a livello più su. Romano Moreo in sostanza è un imbecille che per aiutare il prossimo danneggia la sua azienda, prende uno che non sa lavorare, ma semplicemente perché gli ha chiesto: mi fai lavorare? E io avevo preso l'impegno di accogliere tutti quelli che la provvidenza mi mandava. Non me ne ha mandati mai più di quelli che potessi prendere, ma tutti quelli che mi hanno chiesto: mi prendi? Li ho presi. Ebbene, questa persona, accortosi di come io l'avevo trattata, mi avrebbe messo su un altare. E poi cosa succedeva? Che magari 6 mesi dopo veniva da me un altro e mi chiedeva la stessa cosa, e io lo trattavo nello stesso modo e assumevo anche quell'altro. Allora il primo cominciava a pensare: caspita, qui abbiamo appena lavoro per noi altri, siamo come in un tram affollato, e fa entrare ancora un altro. E cominciava ad avere dubbi su di me. Quando ne arrivava un terzo, quel dubbio diveniva certezza. Io ero un imbecille, non ero uno che
che lo aveva amato al punto tale da metterlo dentro. No, era uno che è maldestro e improvvisamente tutto il mio beneficio effettivo nei suoi confronti da stima si trasformava in disistima. E chi stimava invece questa persona? Vittorio Del Grossi, che era il mio amico, che avevo delegato a capo tecnico della mia struttura. Vittorio Del Grossi costui non lo avrebbe mai assunto, mai. Però, dopo alcuni mesi, il parere di costui era: meno male che c'è Vittorio Del Grossi. Ora, in questa condizione, cara Ginevra, io chi mettevo in luce? Me o Vittorio Del Grossi? Ma era messo in luce Vittorio Del Grossi, perché lui era chi era bravo. Io ero il deficiente che, per l'amore di Dio, compie cazzate. Non è possibile, quando un tram è pieno, far entrare un'altra persona. Ciascuno lo capisce solo quando è lui che entra, ma poi se ne dimentica. E io sono stato così bravo nel non mettermi in mostra che gli facevo credere che erano loro che aiutavano me. Infatti Vittorio Del Grossi continuava a suonargli questa canzoncina: bisogna aiutare Romano perché è pieno di debiti assunti per loro. Perché se io non avessi assunto queste persone non avrei avuto bisogno di prendere debiti. Nell'arco di 15 anni tutto il mio patrimonio è andato volatilizzato per un insieme di cose, anche questioni economiche, ma soprattutto per non aver agito come avrebbe agito Vittorio Del Grossi, ma per come ha agito un romano Amodeo che si era messo ad animare Gesù. Aveva deciso quella comunione che è un sacramento. Io ci metto il mio corpo, ma Gesù, entra tu nel mio spirito. Prendi il posto di Romano Amodeo. Romano Amodeo, l'io di Romano Amodeo, non serve al mondo. Servi tu, Gesù, al mondo. Allora, facciamo questa bella comunione. Mettiti tu a esistere al posto dell'anima di Romano Amodeo. Ma mentre io gli chiedevo una cosa così, era una cosa che già esisteva di fatto, perché siamo tutti figli di Dio e Gesù ha l'essenza pura del figlio di Dio. Chi è Gesù? Gesù è l'esempio, il campione. Che cos'è il campione? Vogliamo avere un'idea del campione? Ecco, abbiamo un metro, un altro metro, un altro metro. Per vedere se sono esatti, li si confronta con un metro campione. Ed è il metro campione che ti dice: no, questo è un po' più lungo, questo è un po' più corto. Oppure dei colori, un giallo così, 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 c'è il campione. Ecco, il campione di Dio, chi è? Chiedetevelo, chieditelo originario, chi è il campione di Dio? È Gesù. Ma in che modo è il campione di Dio? Come un Dio in croce. Ebbene, il Dio in croce, fatto vedere attraverso Gesù, è il campione di tutti noi, perché in ciascuno di noi c'è Dio in croce. Ma il campione esatto del Dio in croce in un figlio esatto è Gesù Cristo. Quindi la stessa questione toccata a Gesù Cristo
non è toccata a un altro da venerare al di fuori di noi, perché noi non siamo figli di Dio. È toccata al campione puro di noi stessi ed è una cosa che profondamente ci riguarda. Se consideriamo Gesù Cristo come qualcosa che riguarda un altro, abbiamo cannato il fondamento. Tu, proprio tu, dici che io sono apostata, ossia che vado contro ai fondamenti della fede, ma ci vai tu. Tu sei satanica che, proprio illusa da Satana, sì, quello che ha detto a Adamo, tu e Dio non state camminando insieme, e ti ha convinto che tu dovevi pensare a modo tuo, perché Dio era un'altra cosa da te. Tu sei vittima inconsapevole di Satana. E chiaramente, essendola tu e vedendo che il mio pensiero è diverso da te, poi lo attribuisci a me. Veniamo a un terzo punto. Tu mi dici, anzi non me l'hai detto direttamente, l'hai detto a un altro, è Romano Amodeo si crede il Padre Eterno. Io non mi credo il Padre Eterno. Più di quanto lo sia tu, tu e tu. L'ho detto, ciascuno di noi è il Padre Eterno che si è messo in uno dei personaggi della sua Divina Commedia. Ora, in ogni personaggio ci sono le parti assegnate in modo diverso ai personaggi, ma sono pure parti che con l'essenza dell'attore non c'entrano proprio nulla. L'attore è una cosa sola, è Dio l'attore. Ma ora mi devo fermare perché mi sono animato con te e mi devo sedere un momento. Quando Dio, che è il creatore della Divina Commedia, di cui Dio stesso si avvale, perché attraverso questa opera crea l'unità tra la creazione e l'opera. Sono due atti simmetrici, uno che crea è un'altra cosa che è creata, è ancora il prodotto tra le due cose che crea l'unità di Dio. Ebbene, quando Dio ha creato questa Divina Commedia, che è parte di se stesso, è chiaro che deve averne parte, è chiaro che se la sua essenza è espressa a livello dei tre fondamentali indirizzi che esistono anche per la vita umana, del padre, della madre e del figlio, ove la madre è quella Madonna sposa dello Spirito Santo nella sua incarnazione, quando questo mondo è trino, abbiamo
allora che dobbiamo avere tre assi in questa creazione, che sono presenti, e allora c'è bisogno che uno dei personaggi sia Gesù Cristo e un altro sia quella coppia genitrice di padre e madre che sono una cosa sola e che si incarnino, siano presenti. Gesù l'ha annunciata questa presenza. Leggete il Vangelo, nella parte dei vignaioli assassini. Dopo che i vignaioli hanno ucciso Gesù, il figlio, perché secondo le leggi del tempo, se un padrone moriva senza figli, il terreno andava ai coloni. Ebbene, dopo che ha... Niente, mi devo fermare. Che hanno ucciso il figlio, Gesù fa una domanda agli apostoli e dice loro: cosa farà il padrone della vigna? Quando verrà? Gesù non ha detto adesso che hanno ucciso il figlio. Cosa farà il padrone della vigna? Quando verrà? Il padrone sarebbe venuto. Sono gli apostoli che dicono: farà giustizia, toglierà il campo a coloro e li darà ad altri. Gesù commentò solo dicendo: conoscete quel detto, la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Cosa si cela dentro questa non risposta data da Gesù? Il fatto che i cristiani hanno preteso che prima ancora che il Padre venisse e morisse il padrone, perché solo se il padre moriva, non essendoci il figlio morto, avrebbero ereditato il campo. Invece, prima ancora che il padrone venisse, quindi con il padrone ancora vivo, ma ancora prima che gli veniva, i cristiani hanno detto: oh, facciamo noi giustizia. E il campo, non essendoci più il figlio, è nostro. Noi rappresentiamo il figlio. E invece il Vangelo, con la parola di Gesù, fa capire che anche i cristiani
si comporteranno in modo da scartare quella pietra. Ma amici, la pietra scartata dal costruttore, sia che sia ebreo, sia che sia cristiano, sia che sia musulmano, diverrà testata d'angolo. Questo cosa significa? Che il padrone sarebbe venuto, ma lo ha detto Gesù anche in altre parabole. Il padrone verrà a nottetempo, sotto mentite spoglie, verrà come un ladro, perché se si preannunciasse, tutti si preparerebbero al suo arrivo. Invece verrà a nottetempo e beati coloro che saranno trovati fedeli alla consegna. In che modo poteva venire il padrone sotto mentite spoglie? Sorprendendo ancora una volta tutti coloro che se lo aspettavano, come il ritorno di Gesù Cristo. Se lo aspettavano nello stesso modo di Gesù Cristo, ossia portentoso, miracoloso. Lì la sorpresa viene come uno uguale a tutti, anzi, io direi peggio di tutti. E qui introduco il personaggio che, ripeto, non ha grandi meriti per essere il personaggio di un primo attore o il personaggio secondario. Tutti i personaggi sono funzionali all'opera di Dio, tutti. E quindi che Dio scelga un personaggio e gli dica: ecco, questo rappresenta me. Quel personaggio lì non ha proprio niente di cui vantarsi. Ma quando io dico a te, Ginare, Dio ha scelto il mio personaggio come il padre, ecco, tu non arrivi più a capire che io ho detto che anche tu sei un personaggio figlio che ha la stessa sostanza del padre. Perché? Perché c'hai la visione satanica. Qual è questa visione satanica? Quella di vedere il male in tutto. C'è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto e tu lo vedi mezzo vuoto. Sì, proprio così. Perché quando il vino è Dio e dentro il tuo bicchiere ce n'è solo un pezzettino piccolo piccolo, dentro il tuo bicchiere c'è vino, non è che c'è il vuoto, ma tu ci vedi il vuoto. Cosa ti porta questa visione maligna?
intendere delle cose che dico io solo la parte che ti dà noia. Quella che invece, secondo te, è conforme al tuo credere, non pensi nemmeno che esista. Tu certamente avrai visto un video mio in cui io ho annunciato che sono stato l'anticristo, la bestia 666. E proprio in quanto nella mia vita io sono stato sia anticristo e sia Cristo, io in sostanza ho bilanciato le due questioni, le ho messe in fila. È accaduto in me esattamente quello che è accaduto in quel Paolo, in quel Saulo di Tarso, che prima era un avversario di Cristo, è divenuto dopo il massimo filosofo fautore di Cristo, che insieme alla fede di Pietro hanno creato il primo dualismo fede e ragione dei due cosiddetti principi degli apostoli. Non per caso la conversione di Saulo è accaduta, celebrata nel cattolicesimo, il 25 gennaio, in cui sono nato io, che mi chiamo di primo nome Romano e come quarto nome Paolo. Essendo io Romano Paolo, come Paolo fu già un cittadino romano. Ma lasciamo perdere queste analogie, a te non interessano. Tutti i segni che esistono sulla Bibbia, sulle cose incredibili che esistono nella mia vita, che portano acqua al personaggio, come un personaggio preannunciato dalla Bibbia, tu, con la tua visione satanica, non lo vuoi nemmeno vedere, nemmeno considerare. Tu che cosa consideri? Forse che io ho già detto che sono stato Satana? No, che dico che sono Cristo. Fatto che abbia detto che sono stato l'anticristo, tutto normale. Ma, oh, Cristo no! Cristo è un'altra cosa. Quando ti ho spiegato che non è possibile, Gesù Cristo è campione nel dramma di vita che accade in ciascuno di noi. Spiegato le cose straordinarie che Dio ha messo nella bocca di questo personaggio, cose ancora più potenti di quelle fatte da Gesù. Proprio nel segno di quella verità nuova che Gesù aveva preannunciato, aveva detto agli apostoli: me ne vado,
Ma io non vi ho detto tutto perché non l'avreste capito. Vi manderò un altro che vi dirà cose nuove quando sarete in grado di capirle. I tempi sono questi. L'uomo ora sa che il mondo è complesso e può capire quella complessità dell'esistenza che a Nicodemo Gesù aveva soltanto annunciato, dicendogli che doveva solo crederci, perché ognuno sa solo le cose di cui ha fatto esperienza, ma loro non sapevano ancora come era fatto il mondo. Di conseguenza non potevano sapere in verità come era fatto l'altro mondo. Tutto ciò arriva finalmente alla questione del mostrarsi. E io mi sto mostrando a nudo qui, in costume da bagno. Qui io faccio i bagni di sole, al sole, approfittando che siamo circa all'altezza dell'equatore e visto che è l'ultimo sole che mi prenderò a questo corpo che si avviscisce, gli do almeno un po' di abbronzatura. Ma non è per questo che io mi metto in mostra, non è per apparire. Io l'ho dimostrato per tutto il tempo della mia vita, mi sono messo dietro a servire e ho tanto camuffato tutto quello che ho fatto per i miei dipendenti che se ne sono andati alla fine e non mi hanno quasi nemmeno ringraziato. E quando io sono caduto in malora non ce n'è stato uno che mi abbia espresso solidarietà. Ecco come mi sono messo in mostra io. La vita, il Dio venuto in me, nel mio personaggio, il Dio Padre e Spirito Santo, che hanno scelto nella Divina Commedia il mio personaggio, ripeto, un personaggio che è uguale agli altri, però ha la funzione di collocare lì, in una immagine dove è Dio Padre, per tutta la vita. Dio Padre e Spirito Santo si sono trattenuti in ombra nella luce nel mio personaggio, come una lampada che si tiene sotto il letto. Ma è scritto nei Vangeli, una luce non è fatta per rimanere a lungo sotto il letto. Io non risorgerò come è accaduto a Gesù Cristo. E allora, quando la luce accesa in me sarebbe stata messa in alto nel lucernario per splendere, a chi toccava? Toccava al Padre in me venire, mostrarsi di persona, certo facendo opera di esibizione, perché chi si mostra esibisce la sua verità, ma anche una lampada posta in alto si esibisce. Visto che il Dio in me è venuto di persona e a non farsi rappresentare da altri, tocca a Lui scegliere il modo di presentarsi. E come si è presentato?
in un modo modesto. Eh sì, chi ha di fronte è una persona modesta. Se io mi fossi dato delle arie, puntando sul rispetto per la mia persona, sul pregio per la mia persona, su quelle cose che avevo già, tu credi che io me le voglia conquistare? Ma io le avevo, ci ho rinunciato. So che cosa erano. Erano il mio essere Satana. Perché le arrogavo a me quelle apparenti cose potenti. Lì stava il satanismo. Il merito è mio, della mia persona, non di Dio. Per questo io ero l'anticristo. I favori che a me dava il Cristo me li rubavo e li attribuivo al mio personaggio. Ne sono fuggito via inorridito, adesso mi metto un'altra volta a perseguire questo peccato. Cerco di portare acqua affinché io appaia, io, il personaggio. Ma se credi una roba del genere non hai capito un fico secco di quello che dico io. Io non porto acqua a Romano Amadeo, ma a chi lo anima? È Dio che sta animando di se stesso, perché ha scelto in me il personaggio che nella Divina Commedia doveva rappresentare personalmente il Padre e lo Spirito Santo. In te ha scelto il personaggio figlio. Tu dici figlia unigenita, figlia unigenita dei tuoi genitori. Neanche Gesù è figlio unigenito. La natura figlio è una natura che riguarda tutti i figli. E allora perché mi metto in mostra io per esibizionismo di me come personaggio? No, per mostrare la mia modestia. Perché nel momento preciso in cui mi faccio vedere qui quasi nudo, tutti quanti voi cosa pensate? Ma come può essere qualcuno di importante questo qui? Perché vedi, la logica del mondo è una logica determinista, significa che è contenta quando in una gamma che va tra 0 e 100 punta il dito e dice: ecco, io ti determino, tu sei un 51, un 28, un 33. Ecco, solo quando l'uomo ha avuto una fisionomia precisa di chi è lui, ha le idee chiare. Invece l'uomo è disarmato quando si trova di fronte uno che, essendo l'immagine di un tutto, è tutto, è sia imbecille, sia saggio, sia un arguto pensatore, sia un cretino, sia un santo, sia un peccatore, insomma un mediocre, uno al quale tu dici: ma che valore può avere mai costui? Uno che poi non è amato, perché nessuno riesce a distinguerlo per bene.
è quel Dio che viene sulla terra e si rende invisibile, tanto si esprime in modi apparentemente contraddittori. Reale di un personaggio è proprio questa. Ma attenzione, ci sono due modi di essere zero. Uno che è proprio zero, ossia nulla, e uno invece che è tutti gli opposti. È, mentre è un cretino, è anche un saggio. Mentre è un eccesso, è anche un bassissimo, mentre è uno pulito, è anche un porco, uno sporcaccione. La presenza degli opposti è equilibrata a zero. Questo è quello che è in me, non la povertà dello zero, ma una complessità così grande che è proprio nel segno di una essenza totale che viene sulla terra e non si vuole fare identificare. Quindi non si dà né gloria, né potenza, niente di niente, nessuna capacità di fare miracoli. Ma essendo presente in me lo Spirito Santo, Paraclito, che è una delle mie due componenti divine, che regge il mio personaggio, e lo Spirito Santo, Paraclito, non si può contenere. Ecco che allora si esprime, non attraverso i gesti, attraverso le verità che mi ha fatto rivelare. E che, come ho detto, sono verità, quelle attese, quelle che Gesù avrebbe detto, sarebbe stato detto da un altro, e questo altro sono io, ma nello Spirito Santo Paraclito che mi regge, non nel personaggio. Io porto luce a chi mi regge e non a me. Di me io mostro il burattino, io mostro il pagliaccio. Io mostro chi si mostra così. Ma in che modo esibisco il personaggio? In un modo che lo squalifica. Perché? Ah, io non punto al personaggio. Se io puntassi al personaggio mi presenterei incravattato, bellino, come è una persona normale. E io invece mi presento in un modo che mi sorprende, ma che deve farvi pensare, perché io sto dando testimonianza del dramma che sto vivendo qui. Chi me lo potrebbe far conoscere se non me? Volete che io me ne vada via e voi non sappiate come quel Dio che è venuto sulla terra abbia vissuto l'ultima parte della sua vita? Ve la esibisco io, in tutta la sua miseria umana, come sono conciato per aver inseguito un ideale che portasse acqua al mio mulino? No, il mulino di Romano Amodeo porterà la morte, non il successo. Ma tu, a quanto pare, cara Gina Re, che il successo non l'hai percepito ancora, vedendo me che lotto spasmodicamente per il successo
del Dio che regge me, arrivi poi perfino a definirlo Satana, questo Dio che regge me. Perché? Mi spingerebbe al suicidio. Non è suicidio. E te lo spiego. È stato santificato. Padre Kolbe, lì nei campi di sterminio nazista, volevano uccidere alcuni e allora si presentò Padre Kolbe e disse: uccidete me, lasciateli vivere. Padre Kolbe si suicidò, eppure è stato santificato perché il suo sacrificio volontario ha salvato gli altri. Ebbene, Dio venuto in me avrebbe fatto la stessa cosa. Non affida al Dio dei cieli il compito di portarlo via, ma solo di salvarlo se lo vuole salvare, perché il mio personaggio non farà nulla e non facendo nulla io non potrei compromettere la mia vita. Certo che la mia vita è obbligata a alcune cose che devo fare, mangiare, ma se io affido a Dio la mia pastura, e in particolare a chi ne avrebbe l'obbligo, il buon pastore, e lo faccio per salvare la Chiesa e riportarla ad uno, mettendoci insieme agli ortodossi, tutti i protestanti, i testimoni di Geova, gli ebrei, i musulmani, gli induisti, i buddisti, gli shintoisti, insomma, che siano una cosa sola. Questo è il mio compito. Io, come il Padre che è venuto in me e che è l'artefice della sua scelta, ha fatto la scelta di Padre Kolbe, di lasciarsi morire se Dio lo vuole, perché io non prenderò la camera a gas e mi gasifico o mi sparo, lascio che gli altri mi sparino o mi gasifino, come fece Padre Kolbe, e sarà l'apparato della Chiesa che mi ucciderà, perché io ho rimesso la mia alimentazione nelle loro mani. Quindi non è autosubmissionismo, non è un cercare di far vedere quanto sono bravo io. Io non sono bravo, io sono proprio quella persona mediocre che stai vedendo. Ma chi è bravo è non Satana, è chi mi anima, che è Dio, è lo Spirito Santo, è lo stesso che anima te.